Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Gamesurf. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Uncharted, puntata numero 4, se non erro. Andiamo avanti con il nostro playthrough completo del titolo, difficoltà difficile perché ci piace fare le cose bene. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di E Gamesurf. oggi non Eccoci sono qua da di nuovo. solo, finalmente, ma Perché sono ci piace stato. anche farlo in gruppo? Perché ci piace farlo anche in gruppo, giocare ovviamente, e quindi c'è qui con me, Luca, il nostro boss supremo. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci qua, salutiamo anche in cam, c'è anche Superman, salutiamo anche Superman. E niente, allora facciamo così, io riprendo direttamente la partita dove l'avevo lasciata ieri. E tu Luca, visto che mi stavi dicendo che hai appena iniziato a giocare al gioco, mi dici un po' cosa ne pensi? Ah, brutto, non mi piace. Ecco, fantastico. No, è meraviglioso, veramente molto molto bello. E, come ti stavo dicendo prima, io non sono un grandissimo fan dei giochi che hanno dei video in intermezzo, interminabili, cose particolarmente strutturate, perché io sono più della scuola Doom. Doom. Giusto per dirne uno, cioè mi compro un gioco, io voglio giocare, poi lascio all'abilità degli sceneggiatori di raccontarmi una storia. Ciao Roccia, sì, hai visto, sono tornato dalle ferie, bello carico, guarda, guarda che colorito che ho, Schifoso. schifoso, sì, grazie, grazie Vale, sei un amico. Sto cercando di alzare il volume del gioco intanto perché, essendo che ci Ciao, sei ciao tu, mi hai John, sballato un po' visto? il No, comunque mixaggio. dicevo, non sono un grande fan dei giochi che hanno dei filmati intermezzi interminabili, no? Io sono più, per esempio, anche Bioshock mi è piaciuto moltissimo perché comunque è un gioco che ti lascia giocare, nel frattempo ti racconta delle cose e lo trovo una buona via di mezzo, un buon compromesso. Però per Uncharted, onestamente, Si fa molto un'eccezione. volentieri poggio il mouse. Guardo, ascolto, perché è veramente è il modo giusto di parlare al giocatore, di parlare, di raccontare, di dire delle cose, è molto coinvolgente, anche da un punto di vista proprio della sceneggiatura vera e propria. Quindi capolavoro assoluto. Io ho letto da qualche parte delle critiche che onestamente non riesco assolutamente a capire. Tipo? Ma no, appunto, che Ops, mi sa che c'è un problema, Val. Che è successo? E per un attimo è andato via il segnale. Ah, sì, perché stavo smanettando con i monitor. No, tutto a posto, tutto a posto. No, vabbè, appunto, leggevo anche del fatto che proprio la storia, come viene raccontata, non è assolutamente niente di che, niente di eccezionale, niente di nuovo e via dicendo. Mi sembra un gusto tutto legato al mondo del videogioco di lamentarsi sempre e comunque di qualsiasi cosa. Beh, vabbè, purtroppo succede in generale, ma sicuramente molto di più nel nostro settore che fare anche la voce contraria. Cioè, a volte si fa la voce contraria per il gusto di ottenere un Sam, po' di give me here with visibilità. this. Diciamo che c'è anche un po' questo rischio. Vabbè, quello sì, purtroppo ci sta. Quindi io sono arrivato più o meno. No, forse. Che livello è? Cioè, che livello? Dovrebbe essere Che l'undicesimo trovo? capitolo, anzi, mi No, sa no, che. no, no. Io sono arrivato al settimo, credo. Ah, Comunque a quindi ti leggere. sto spoilerando il gioco. Sì, no, vabbè, ma tanto. Guarda, io faccio conto che la mia memoria è praticamente. Ma guarda, Dicevamo? posso dire tranquillamente, tra l'altro, che per chi ha paura di spoiler, che in realtà i veri colpi di scena arrivano ancora più avanti, quindi chi avesse paura di rovinarsi particolarmente la trama può stare abbastanza tranquillo ancora, perché è ancora abbastanza lineare, diciamo, non dico prevedibile, però insomma, abbastanza tranquillo quello che succede nel gioco. E poi insomma, mi sono reso conto anche di alcune cose che tu hai scritto in recensione, che effettivamente sono vere, cioè si spara molto meglio, Sam's back here. Sam? sistema di puntamento, anzi, sto usando un sistema di puntamento non automatico, quindi mi sto complicando un po' la vita, però effettivamente Sprint over. All right, let's è look around. godibilissimo anche così. Certo, domani arriva Doom e Heads up. tizio, io sono arrivato al Jesus. prologo. I say Lui è heads arrivato up. alla. Ha tolto la copertina. Ha Lui ha tolto tolto la la plastica nel copertina, ha gioco. tolto la plastica e E l'ha si è messo sullo annoiato. scaffale. Quello è lo step 1 di Bizio per ogni gioco. Poi lo step 2 arriva dopo con comodo, dopo un paio di mesi. Insomma, di solito.
Di solito è così. No, veramente, grandissimo gioco, grandissimo titolo. Infatti spero di insomma, che Doom non mi rovini troppo la voglia di approfondirlo, perché merita davvero tantissimo. Ma dov'è la PS4? Nella camera da notte? Ah, non credo, credo che Bizio ce l'abbia in salotto. Io non riesco a ricordarmi la casa di Bizio. Tutte le volte la casa lui di Bizio dice... è una camera da notte, probabilmente. Eh sì, sì. Cioè, tutte le volte mi dice, hai presente casa mia? No. Dico di sì, ma in realtà proprio non riesco a memorizzarlo. Fa troppo rumore. Beh, effettivamente sì, è vero, è un po' rumorosa la PlayStation, effettivamente. No, ma la parete in cui si trova la zona intrattenimento, ma finisci la pagliaccio, la zona intrattenimento. Smettila. È attaccata alla parete della camera. Che tesoro che ho trovato, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Livello altissimo qua. Oh, tra l'altro io vedo gente che sta portando avanti la campagna di Doom, è veramente rosico come se non ci fosse un domani. Allora, ma domani... Domani, allora, diciamolo ufficialmente, nel senso che, come è stato detto anche da altri siti, noi in qualità di recensori otterremo la nostra copia di Doom domani insieme a tutti gli altri, quelli che non sono andati da GameStop a comprarselo oggi, perché... Pare che è ufficiale che da GameStop ce l'hanno? No, non lo so, però siccome c'è diversa gente che ce l'ha in mano, deduco che alcuni negozianti hanno rotto il Day One. Non so se anche GameStop, ma conoscendo GameStop. Nulla di più facile. No, allora GameStop non lo so, però ci sono delle catene che assolutamente hanno rotto il Day One, quindi niente. Noi ovviamente invece dobbiamo stare lì a fare attenzione. Siamo onesti, un paio di palle, è che in realtà abbiamo firmato e controfirmato col sangue, quindi magari non possiamo. Mi chiama Fabio in diretta, ma io non rispondo perché sono una personcina educata. Ma io voglio sapere cosa voleva chiederti. Messaggio personalizzato, vediamo un attimo. Cosa dico, ragazzi? Sono un messaggio personalizzato a Fabio. Scusa, Fabio. No, sono in diretta con quel bell'uomo. Ok. Quindi, allora, ragazzi, per farti capire che siete già intrattenimento. Vediamo un attimo la pagliacciata. Pirate captains. Di che cosa state ridendo? Faccia ridere anche me. Bizio mi ha mandato la fotografia della sua zona di intrattenimento. È il solito buffone. Allora, stavo dicendo, ragazzi, che il programma di domani ufficialmente prevede che noi riceveremo la chiave verso mezzogiorno. Quindi diciamo che a mezzogiorno e mezzo, al massimo, noi saremo online con Doom. Chi è che ha la connessione così veloce? Io. Non ti posso fare gestacci in cam, ma considera come se l'avessi fatto. Quindi, appunto, cercheremo nel più breve tempo possibile, così non faccio lo sborone, di poter essere online e iniziare a esplorare con voi la parte single player. Poi non so se faremo anche qualcosa nel pomeriggio per portarla avanti. Oppure andremo direttamente nella settimana successiva, però insomma diciamo che daremo sicuramente molta visibilità al gioco. Settimana prossima invece, questo lo posso dire per certo, faremo qualcosa, anzi no, forse non la settimana prossima, forse quella successiva, faremo un po' di appuntamenti con Overwatch, perché ovviamente Overwatch è alle porte. Abbiamo fatto uno streaming settimana scorsa con Simone, dove ho ancora una volta fatto vedere le mie capacità innate su Overwatch, però diciamo che cercheremo di fare una cosa che coinvolga un po' tutta la redazione, a parte Bizio, che ovviamente ha i suoi problemi. Versione? Beh, Overwatch ho visto PC, altrimenti che senso ha Overwatch console? No, nel senso, per carità, anche su console funziona benissimo, però, cioè, vedere le differenze tra PC e console
su un FPS, insomma, dai, il conto buono è abbastanza imbarazzante. Mamma mia. Strano sentire delle cose da un così da un PCista come te, Val. Mi sorprendi. Sono PCista, ma sono anche razionalista. No, ripeto, dico la verità. Il gioco l'ho trovato ottimo anche su Xbox, però, insomma... È chiaramente su PC che diventerà più... Assolutamente sì. Aiuto, sono tempestato di messaggi perché sono una persona importante. Non so bene cosa sto facendo, ma sta facendo. Ma che altro? Ammazza. C'è molta differenza tra diciamo il livello medio e quello più difficile. La differenza è che si muore molto facilmente. E qui ci arriva. Perché veramente con pochi colpi si muore. Ok. Esatto. Ma quindi l'IA dei nemici, diciamo che è rimasta la stessa. Sì, sì. Beh, si muovono un sacco. Però si muovono un sacco anche nella versione. Bene. Ah, questo è Sony e devo rispondere. Sony si risponde subito. Alfredo, oh. No, sto facendo un live, ma per stiamo persone parlando bene del suo gioco, più bello dell'anno. No. Tranquillo. Non ce la posso fare. Morite male. Oh, la Madonna. Dai, recupera energia. Dai. Sì, è probabilmente la finanza. Porca trulla. Anche a me il trailer non è dispiaciuto. Ho letto gente che si è lamentata. A me sembra uguale ad Assassin's Creed. Poteva essere il trailer del nuovo gioco di Assassin's Creed. Non so la gente che si aspettasse da un tie-in. Ok, non ho armi. Assolutamente. No. Un'arma, ce n'è una lì in mezzo. Forza. Vedo gente incazzatissima. Forza, no, non ti devi appendere. Ecco, questa roba qua delle coperture, che è lo stesso tasto del rotolamento, a volte mi fa incazzare. La K è un po' più intelligente. Ma che è? Muori malissimo possibilmente. Ancora. Vai di granate. Morto, dai. Dai che ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, granata sprecata. C'è ancora speranza, ho poche munizioni. Le ho sprecate. Sei morto.
Ce l'abbiamo fatta. Che roba, che roba. Non ti dovrebbe usare l'autopuntamento? No, mi piace giocare difficile. Oh, ragazzi. Poi sto giocando difficile, non so se lo posso attivare l'autopuntamento. Un po' più divertente così. Recuperiamo un po' di munition. Mi piace il fucile a pompa. Prendo lo spezzotti. Come si chiama? Pistola raffica. Munizioni. Spezzotti. Mi piace lo spezzotti. Eccoci qua. Dicevamo. They figured out the towers too. Location, sigils, the works. So now what? Now what? Ciao Simo. Mi fa molto piacere che sia passato a salutare. Sto giocando ad hard perché a normale l'ho già finito, almeno mi faccio un altro trofeo. E tra l'altro, perché a normale non è molto difficile il gioco, sarò morto tipo tre volte in tutto, quindi alla fine ci stava a farsi una run un po' più impegnativa. Infatti, Simo, vuoi rovinare la nostra media di 4 utenti? E che di solito la gente si sveglia verso le 11 e mezza a mezzogiorno, non so come mai. Vedrai a mezzogiorno, un affollamento. No, Rafe's guys are all over these towers by now. Exactly, so if we want to have a chance to catch them, then we've got to split up. Sam, just hold up a second, will you? Rieccomi, ti sono mancato? Un po' sì. Me ne immagino. Ti sei perso la mia prestazione. Vabbè, è facile così. Facile così. Sono morto Simone... solo 4 volte. Sì, sono passato a salutare. Ciao Simone, ragazzi, se per caso vi fosse sfuggito, non so se noi abbiamo messo la news ieri, c'è un bellissimo Humble Bundle che è uscito, credo proprio ieri, riguardante Capcom. Ragazzi, adesso vi faccio vedere un trofeo segreto bellissimo. Ok, allora, no, adesso, questo Humble Bundle, buona parte di questo dei ricavati saranno dati a cittadini delle città terremotate. Quindi fateci un pensiero, perché comunque ci sono anche dei giochi veramente molto belli, tra cui Resident Evil Revelation, Devil May Cry, Resident Evil 4, Remember Me. Ce li ho tutti. Devil May Cry 4 Special Edition, Resident Evil 6, Bionic Commando, Lost Planet 3, Strider. Insomma, ci sono un bel po' di cose molto interessanti. Quindi, comunque, nel caso, per 15 euro vi potete portare a casa una decina di titoli. Quindi, insomma, no, ma poi anche per un buon... Per un buon motivo, quindi se avete la possibilità, fatelo. Ok, allora vediamo un attimo se ci sono delle cose interessanti, ma con Bizio e Simone non credo. No, tra l'altro mi ha un po' fatto arrabbiare quel bundle di Capcom, perché si chiamava Super Remix e così eccetera, mi aspettavo tutti gli Street Fighter, invece non c'è neanche uno Street Fighter. No. Però sempre in tema di Humble Bundle e sempre in tema di Street Fighter, ora che mi ci fai pensare, la settimana scorsa c'è stato un Humble Bundle secondo me molto interessante, sicuramente per il tipo di contenuti, ma anche perché forse per la prima volta, o comunque una delle prime volte, è stato un Humble Bundle dedicato alle console, in questo caso Nintendo. Sì. Scusami, quindi, ti interrompo un secondo. Me la sto prendendo con calma perché volevo farvi vedere questa zona di passeggiata di Uncharted, dove appunto si sono... Sì, densamente popolata. Esatto. Niente, solo per farvi cogliere un attimo i dettagli, poi andiamo avanti. Anche giusto per dire che il sistema non cede di un pixel o di un frame. No, infatti. No, è una roba pazzesca. GameServe TV, ciao, quando avete finito con Uncharted mi presi la copia, in cambio ti do Dino Crisis. Beh, 2 l'offerta è allettante, l'offerta è allettante, devo dire. Campagnolo, ma Dino Crisis per quale piattaforma? Rendi la roba un attimino più, come dire, interessante. Interessante.
Mica Quantum Break. Guarda, John, hai perfettamente ragione. Guarda, molto meglio Dino molto Crisis. Esatto. Ma molto meglio Dino Crisis. Molto meglio Dino Crisis. Dai, basta parlare male di Quantum Break. No, un no, un po' basta. Squilla il telefono, ci chiama Microsoft. Ma almeno fosse. Tanto Microsoft non la smuovi manco così. La remaster, va bene, va bene, va bene, accettato. Allora sto, allora, io ho accettato e Valerio ti manderà ovviamente la copia del gioco. Esatto. No, comunque stavo dicendo, è interessante vedere il fatto come la settimana scorsa appunto questa Humble Bundle su console potrebbe iniziare a segnare un certo cambio di rotta e quindi un'apertura anche all'universo console e secondo me le cose diventano molto interessanti. Diventerebbero davvero molto interessanti. Scusate, abbiamo sbagliato un numero. No, dice, salve, siete quelli multiplayer? Ah, sì. È uno di questi giorni, guarda. Perché capita che delle volte sbaglino, eh? Magari non al telefono, ma in mail. Sì, è capitato più di una volta. Comunque, non ci sono tutte le interazioni, come mai? Forse perché ci hai già parlato. Che strano, perché c'erano diverse cose che potevo fare, tipo mangiarmi una mela. Che strano. Forse hanno visto che si è ingrassato e vogliono evitare. Qua c'era un tipo. Ma dai, che roba strana. Boh. Eccola, però posso andare a fare qualche cosa. Comunque si stava parlando del trailer di Assassin's Creed. Ah, io l'ho trovato discreto, cioè, a me sembrava il trailer del nuovo gioco di Assassin's Creed. Io non ho capito quali sono le problematiche di questo trailer, che la gente dice la merda. Addirittura? Sì, sì. Poi per carità, un debole per Fassbender, quindi anche se lo vedo saltellare mi sembra già un film capolavoro, però soprattutto questo voglio dire. No, ma soprattutto poi non capisco che cosa si può aspettare. Sì, esatto. Cioè, vabbè, anche in questo caso secondo me si vive sempre di un... di estremi, cioè son sicuro che se... il film rispecchierà il videogioco, ci sarà chi dirà, vabbè, però è identico al gioco. Se il film si allontana dal gioco, vabbè, però hanno scelto un'altra via. Ovviamente non si può accontentare tutti, però, insomma, mi sembra da quello che ho potuto vedere che la qualità sia ottima. Sì, cioè io ho detto, guarda, ci hanno buttato dentro un po' di soldi. È stata la mia impressione, quindi ho detto, promette discretamente. È chiaro che, cioè io non so, la gente forse, io non so cosa si aspetta da un tie-in, non so. Però è come mi ha detto, anticipiamo magari quello che mi ha detto Simon Pegg nella nostra intervista. Cioè, tra l'altro, che così, sembra Simon che la Pegg... gente non vede l'ora di odiare qualcosa. Esatto. Dici, i nerd di oggi, se tu dici, io mi ricordo quando ero nerd piccolino io, che qualsiasi cosa arrivava, non vedevo l'ora. Sbavavi. Oggi invece sembra che non vedi l'ora di avere qualcosa per cui lamentarti. Però sai cosa? Un po' come stavi dicendo tu, ecco, giustamente briga. Prima. Ecco Robby. Ma Robby è proprio l'esemplificazione del bimbo minchia. No, stavo dicendo, però il fatto è che tu sbavavi nel silenzio della tua cameretta, sì, solo come un cane. Adesso se tu sbavi insieme ad altre 4.000 persone, sei il numero 4.000 di 4.000. Se tu vai contro, diventi il numero 1 di 1. Quindi ovviamente risalti maggiormente. Un po' come fa Bizio. Bizio è contro tutto, però rimane quello che è. Allora, siccome si fa un film che viene da un gioco, però deve essere uguale, deve essere se no uguale quasi, chiarissimo. Oh, non dimentichiamoci anche hanno fatto, cioè Ubisoft è riuscita a vendere i diritti per un film come Far Cry, non dimentichiamoci di queste cose. Non dimentichiamocelo, quindi diciamo che hanno già fatto un passo in avanti. Ruby, ma esattamente che cos'è che non ti ha convinto, sì, di quel trailer? Sì, infatti, adesso a parte gli scherzi, vorrei sapere, io vado contro, ma non anche a C tatuato, risalta ancora di più.
Ah, ma con anche ci tatuato risalto ancora di più. No, beh, ma infatti adesso a parte gli scherzi, anche prima l'ho chiesto nella chat personale e cioè nessuno della redazione mi ha risposto. Volevo capire esattamente che cos'è che non è piaciuto di questo trailer. A parte l'Animus che è diverso, però anche lì, mamma mia, oh, non si può fare una roba diversa. Cioè, anche questa cosa qua, giustamente su un altro forum c'era chi faceva notare che magari far vedere Fassbender sdraiato sul letto non è che sarebbe stato così tanto accattivante. Lo metti su un'asta che gira e saltella, dici, ah, figata. Oppure dici che è una minchiata, però giustamente si sono posti questo dubbio. I'll be right back. Poi magari sarà una cagata, nel senso non è che voglio difendere a prescindere il gioco. Allora, questa è una delle scalate più fighe del gioco. E buongiorno ad Alex, tra l'altro. E diamo anche il buongiorno al nostro nuovo utente che è Xbera. Piacere. Piacere. Nel frattempo, sempre in tema di cinema, vi segnalo due cose. Allora, innanzitutto, Le Tartarughe Ninja, Furia dall'ombra, il film è stato anticipato dal 21 luglio al 7 luglio, quindi ben 14 giorni prima. E Star Trek Beyond dall'11 agosto al 21 luglio, quindi anche questa è una cosa importante, ragazzi. Tartarughe Ninja non ho mai avuto il coraggio di vederlo. Non è una roba che interessa molto nemmeno me, però insomma so che c'è una folta schiera di utenti che l'aspettano, tra cui anche Roberto. Cioè, Assassin's Creed la merda, però le tartarughe ninja. No, vabbè, ma Tartarughe Ninja, sai, la pizza. Vabbè, Io avrei fatto un film sull'Aquila di Assassin's Creed che però la durata raccoglie i fili di fieno. Alla fine del film si scopre che tutto il fieno serviva per fare all'assassino il di turno, il salto della fede. Vabbè. Beh, comunque due commenti del campagnolo già per quanto mi riguarda ha vinto la giornata, mi hai già rallegrato. Allora, Già questo è un semplice svoltato. enigma, devo far suonare le campane in quest'ordine, quindi prima lo scorpione. Un trailer dove si menano e basta per il momento, non c'è nulla di contenuti rispetto ad altri trailer. Se volete vedere quattro scimmie che si picchiano in maniera coreografica, vi consiglio la serie TV della Tigre e il Dragone. E vabbè, Roby, ma dai, ma guarda anche le cose in prospettiva, cioè, scusa, non è che ti potevano spoilerare la trama. E Scorpio, that Avery was a Scorpio. buttano dentro quelle due cose come fanservice. Non ha funzionato, se tu che sei uno dei fan numero uno non eri rimasto colpito, ma non lo so, boh. È pur sempre un trailer secondo me, poi bisognerà capire un attimino come... Poi soprattutto il primo trailer, Sì, vero e proprio, esatto. per cui Esce a insomma, dicembre, film, ma mancano 6 cioè, mesi. è ancora troppo presto per dire qualcosa. Io aspettavo che sulla trama si mescolano bene fantasia e storia, ok. Sì, ma come se Ma Assassin's credo Creed avesse sì. una bella trama scritta bene, cioè dai, adesso parliamone chiaramente. È una bella idea, però poi sulla realizzazione. Quindi ricapitolando, vado a mangiare da McDonald's e poi lo stanco sulla guida Michelin. Vabbè, dai, Bizzo, adesso non esagerare nemmeno tu. Cazzo, non è che stai paragonando Assassin's Creed a McDonald's, mi sembra un po' troppo. Ok, questo è il toro, quindi no. Questo è il leone, chi è che devo prendere? Continuo a guardare cosa, non mi concentro. L'acquario, ok. Allora, scorpione, qua c'è l'acquario, il leone, no, l'acquario non c'è, questo è il leone, il toro, e l'acquario dove c'è? Ah, qua, era Guarda come qua. Val fa finta di ragionare su un enigma che ha già risolto. No, è semplicemente devo trovare dove sono le cose. Ecco, appunto, non insultiamo McDonald's. Beh, ma cioè nel senso che pretendere che facciano una cosa artistica su una licenza di Assassin's Creed mi sembra un po' esagerato. Nel senso che mi sembra chiaro che sarà una roba assolutamente commerciale da popcorn, un po' come l'ultimo Star Wars, insomma. Aia, fa attenzione, qui tocchi un tasto Guarda veramente. l'animazione, guarda il dettaglio dell'animazione, adesso ti arriverà tra 30 secondi. Cioè, questi hanno addirittura fatto un'animazione in cui Drake muove i piedi. Cioè, questi sono pazzi completamente. Cioè, i giochi della Naughty Dog andrebbero studiati a scuola di game design. C'è da fare. Ma è anche probabile che lo facciano. Non mi stupirebbe nemmeno più di tanto una roba del genere. Se pure vogliamo giudicare di merda perché non aggiungi i picchi di Civil War. Beh,
che lì, anche lì potremmo discuterne, o di Batman vs Superman. Esatto, anche lì potremmo discuterne. Vabbè, ma intanto tutti hanno detto che è una merda, quindi no. È facile di così. Allora, ecco, a proposito, mi sono anche dimenticato, strano, questa sera alle 18.30 facciamo un podcast dedicato invece a X-Men, sempre per rimanere in tema di supereroi. Abbiamo pubblicato... Da quanto ho capito non è eccezionale, ma non è neanche da buttare via. No, esatto, anche se anche qui si leggono delle cose veramente molto contrastanti. Se tu vai su Rotten Tomatoes vedi che praticamente il film è paragonabile al trailer di Assassin's Creed. Mentre invece, insomma, noi, cioè, Roberto e Simone, diciamo che l'hanno salvato. È un film che ha sicuramente qualche problema, ma che non è poi così catastrofico. Capozza Fab. Me lo vedrei il film delle tartarughe, perché adesso c'è anche due mini boss, Rocksteady e Bebop. Ok. Parla di dietro le cuffie, e sulla play entra in party. C'è Alex che mi vuole a tutti i costi in party con lui sul su PlayStation 4. Va bene, Alex, prometto che se entro in gioco mi porto le cuffie e ci facciamo una chiacchierata. Cos'è che mi manca il toro. Capozza, sei già un nostro nuovo utente, un nostro nuovo user? Perché se non lo sei, mi raccomando, fallo subito, che altrimenti poi l'ego di Sval. Perché volevo dire, l'ego di Val si sgonfia e ho ovviamente mischiato un po' le due. Beccatevi questa scena che arriva adesso, cose. Che è veramente una roba... Tanta roba. Cos'è che non sai tu? Simon si preoccupa del fatto che tu non sappia qualcosa, non ho capito bene cosa. Il fatto che Luca non sappia chi siano mi fa preoccupare davvero. Non so nemmeno chi. Siano chi? Non lo so. Ok, non è stato sufficiente. Ho le cuffie super mega ultra, ma infatti io non ho detto che ho solo un paio di cuffie. Ho detto che non avevo le cuffie lì, dove ero in quel momento. Quindi, grande capozza. Il film I Treci Spettri. Moglie e Anneli si staccano, iniziano a girare e a smaciullare la carne umana. Cos'è sta roba? No, però non ho capito a che cosa si riferiva Simone. Questo, ragazzi, questo è un momento ninja. Non so se vi state gustando questo momento, perché è veramente tanta roba. A parte dal concetto che è un film di merda, quindi se conferma di essere di merda è un capolavoro. È coerente. Cos'è un film di merda? È quello sulla tartaruga ninja. Ma secondo me è tipo un secondo appello per tartaruga ninja. Se mandano in malora anche questo secondo tentativo, lo pensionano. Ma ha tirato su un sacco di soldi, eh. No, è un po', secondo me è un po' come Transformers. Tutti dicono che è una merda, però ve lo vogliono vedere tutti e fa un sacco di soldi. Se dovessimo trovare un punto di congiunzione tra i due film è che in entrambi c'è Megan Fox. Sì, che però poveri. È un caso? Se è veramente... No, vabbè, ma infatti, cioè... Cioè, era figa nel primo Transformers, poi non so cosa ha deciso di fare, si è rovinata. Ok, e adesso? Aspetta. Oh, there you are. Che panoramino. Bebop e Rocksteady. No, cioè, questo stai dicendo, Simo, che non so cos'è Rocksteady. Sì, e Bebop. Bebop, sì. Cos'è? Cowboy Bebop? No, sono i cattivi delle tartarughe ninja. Ah, no, quello assolutamente non lo so. Assolutamente. Ma è normale. No, Simo, ma proprio. Cioè, no. Tartarughe Ninja è un cartone animato della nostra generazione. No, ma anche se fosse della mia, proprio non mi starebbe proprio assolutamente. Confesso, cioè, ma senza problemi, non mi sono mai piaciuti, quindi. Ci sono 4, un Magiello. Beh, solo quello. Diciamo che
Transformers bello ce n'è solo uno che è il primo. Sì, gli altri... il primo. Cioè, vogliamo ricordare il secondo con le palle del robot? Bello... Vabbè, bello, sì. Nel senso divertente e carino. Sì, sì, fuori dagli schemi per quel periodo. Per quanto cagati siano, esaltano. Vabbè. Mi è dato bambino di quando vedevo i cartoni da piccolo. Vabbè, Alex. Giocano molto proprio su questo. Il problema è che non riescono ad aggiungere altro. È lì il punto. Ah, difficile per l'ultimo Transformers era veramente piccolino. Si è fatto da alcune scene veramente pazzesche. Poi peccato che Michael Bay ha voluto fare due episodi di Transformers in uno solo. Ragazzi, guardate che robetta. Come direbbe il nostro amico Simone. Ecco che sono caduto e sono morto. Che ridere. Dice perché veramente dopo l'ultima affermazione di Luca sto pensando di andare a bruciare la stanza dove si trova adesso. tra sono e 4 la trama ho detto più esplosioni e più metallo. Beh, il 4 ha detto più esplosioni e dinosauri! Perché mancavano, ovviamente. Perché fare un film apposta con i Dinobot? Mettiamoli in questo qui, che tanto era corto. Cioè, veramente, a un certo punto il film finisce e ne inizia un altro. E veramente, io quando sono andato a vederlo al cinema non ci potevo credere. Già. Però vedi che siamo andati tutti a vederlo. Beh, io l'ho visto per recensirlo. Però siete andati tutti a vederlo. Questi fanno un sacco di soldi, continuano a farlo. Non con me. Infatti, io, per esempio, Jurassic World non sono andato a vederlo al cinema. Ma non scherziamo, per cortesia. Perché è proprio una questione di. Cioè, io non gli voglio dare i soldi a questa merda. No, assolutamente no. Ma a me non è piaciuto neanche Jurassic Park, per dire. Piaciuto giusto il primo, poi gli altri due, no. Ah, ok. Stavo già perché per escluderti il primo esplodere il computer. Primo era. Beh, il secondo ha il suo perché, per quanto mi riguarda. Però non lo so. Il terzo. Li ho visti, ma non proprio. Beh, il primo è veramente un. Il primo poi comunque ha fatto scuola. C'è poco da dire. Ciao Wicker. Saluto. Bonjour. Ecco, questo è un enigma che ci ho messo tipo mezz'ora. Quindi spero adesso di metterci un po' di meno. Founders of what? Oh. Scavenger hunt ever. There are Avery and two sigils. These are a little different though. Yeah. Io Transformers l'ho comprato dal bengalino. Questo è un enigma. È iniziato così e ho detto vabbè, ma che cazzata, troppo facile. Peccato che poi va complicandosi esponenzialmente. Ok. Should we go look? Yeah, just a second. More pirate symbols. Adam Baldridge, Anne Bonny, and Christopher Condit. Niente, Campagnolo è in formissima oggi. Ci devi venire a trovare più spesso, Campagnolo. Splendid. But why are they here in the first place? Well, let's find. Tra poco out. Ci sarà una chicca, ragazzi, voglio vedere quanti la colgono. Wow, that mustache. It's almost as imp- Look at these stars. They're just like the ones on the Avery and Two sigils in the other room. Yeah, you're right. Tu Bizio non hai ragione, right. Billy... Poi magari hai ragione, però non avrai mai ragione. Yeah, but this one's different than that first one. Oh yeah. Good catch. Thank you. See, I'm not just a pretty face.
Eh beh, vabbè, Vizio, poi soprattutto quando si parla di Assassin's Creed, per forza di cose, per cui parliamo di aspettative. Anche perché, non essendoci praticamente niente, la gente si aspetta, quindi aspettative, no? La merda, ok, perché è così, Assassin's Creed, perché non si sa bene perché. Ma sì, ma dai, ma lasciali parlare, poi vedrai che alla fine Assassin's Creed sarà una grandissima figata. Non è vero. Ma infatti... Praticamente qua ci sono tutta una serie di simboli che bisogna mettere in ordine per far combaciare gli angolini, che all'inizio sempre, anche qui dico, vabbè, no, non mi sembra niente di stratosferico, poi piano piano va complicandosi. Non è mai difficile, però insomma, ci ho perso un po' di tempo. Almanacco 1, 2, 3, 4, perché non fate una petizione per portare questo gioco su PC? Però non succederà mai, è inutile neanche provarci, Almanacco. Anche perché poi a quel punto Naughty Dog farebbe una petizione per farti comprare una PlayStation 4, quindi... Alla comunque fine... magari... Luca, chiedi una versione del PC di Final Fantasy X. L'ho già chiesta, ma non per te. Ti è? Ah, sei arrivato tardi, Simo. Si sveglia con comodo, ragazzi. Sono due giorni che l'ho chiesto. Però, guarda, sono pronto a barattarla con te per qualcos'altro. Cosa hai da offrirmi? Mi piace la mia domanda, ma so che è un fast food. Un fast food. Un fast food. Qui il nostro amico Drake riconosce che non conosce tutti i pirati e quindi dice, ascolta, facciamo così, faccio una foto e la mando a mio fratello. Benvenuto nel XXI secolo, direi tra l'altro a Nathan. There. Che sa usare il cellulare finalmente. Ah sì, perché prima, vabbè, noi ci abbiamo parlato sopra, però c'è stato un momento in cui ci siamo separati perché ci sono due torri che bisogna andare a... c'erano due torri da andare a vedere per cercare sto cavolo di tesoro o l'ennesimo indizio per trovare il tesoro, no? E essendo due torri, avendo poco tempo, hanno deciso di separarsi, quindi Sam è andata ad una e Nathan e Sally sono andati in questa. Inutile andare a McDonald's e poi lamentarsi della cucina che non è all'altezza di Gordon Ramsay. Boh, magari c'è gente a cui piace anche più McDonald's e Gordon Ramsay, cioè, niente, non ci sarebbe niente di strano. Non ci sarebbe niente di strano. No, ma infatti poi la cosa peggiore è proprio quella, è che quello che mangi delle volte è proprio buono, quindi... Il problema è che poi dentro ti scoppia di tutto, ti esplode di tutto, però... No, ma McDonald's, tu mangi, ti piace, poi ti senti in colpa, è un po'... No, no, poi ti senti male, non è che poi ti senti in colpa, poi ti senti male. Io mi sento come, dico, ma cosa ho fatto, no, anche oggi, non dovevo, così. È un po'... Vabbè, stavo per fare un paragone, ma se mi faccio protetta, quindi meglio di no. Ok. Bravo Bizio, perché John dice aspetto ancora la sorpresa che devi fare per il traguardo dei 1000 e Bizio dice la sorpresa erano le sue ferie. Ci siamo tolti dalle palle per un paio di giorni. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, sia come locali per mangiare, film da vedere, eccetera. Se sai com'è fatto e cosa aspettarti, ben venga, ma se vai a dare della merda a una cosa che non è palesemente fatta per far forza sulla nostalgia, su altri fattori, quindi pure il gusto estetico. Ciao Gran, buongiorno. Porta un po' di saggezza, per favore, all'interno di questa chat, che ci sono troppe persone che parlano, e non dicono niente. Siamo tolti dalle palle per un paio di giorni, era sempre attaccato al telefono, mi diceva, ti prego, torna, mi manchi. Sì, me lo immagino. Questa è la verità. Allora, vedete che qua già si è un po' complicata la faccenda. Allora, adesso devo riuscire a metterli in ordine. Allora, facciamo un attimo mente locale. Dunque, questo lo potremmo girare così. Questo lo giriamo cos'ha. E questo lo giriamo così. Quindi nero, freccine, nero di qua, freccine di là e manine in alto. Vediamo se ci ho azzeccato. Mamma mia! Ecco.
have here? You know, I'm honestly shocked you don't know this stuff. Gran, il tesoro è ancora lontano. Diciamo che loro hanno trovato un'immagine che raffigurava queste torri. A questo punto, siccome erano due, hanno capito che erano le possibilità di trovare il tesoro. Cioè, hanno capito che il tesoro probabilmente era in due torri. E quindi si sono separati. Sam è andato a vedere una torre. E noi in questo momento siamo con Nathan e Sally, che sono in quest'altra torre. Che hanno capito che era quella giusta, perché effettivamente c'erano dei simboli. Quindi abbiamo sbloccato dei meccanismi, eccetera. Siamo finiti in una stanza segreta dove c'è questo grosso marchingegno che ospita un puzzle un po' più complesso. Che stiamo piano piano risolvendo, facendo corrispondere delle immagini a dei quadri di pirati famosi. E ragazzi, adesso voglio che voi riconosciate questo quadro famoso, se no vi espelliamo dal canale di Twitch di Game subito, immediatamente. Val, dimmi quando devo spegnere la live per non spoilerarmi nulla di importante. Ok, vi avviso, Roccia. Quando arrivano degli spoiler importanti ve lo dico. Roccia dice, allora sto bene che sto solo ascoltando, che... Okay. Sam texted me back. Sam intanto ci sta aiutando a riconoscere i simboli dei pirati, perché Nathan a un certo punto ha detto: ok, io questi non so più chi sono. Bizzi dice: quello che dico io per il film di Assassin's Creed, ribadisco, ma da un film così cosa ti aspetti? Un Colossal? Certo che no. Non vedo perché non dovrebbe. Ma sarà tipo Prince of Persia, che però non l'ho mai visto. Ma poi non capisco quale può essere il concetto di Colossal in questo caso. Alex dice: Bixio da giovane con i capelli. Non credo proprio. Indian. Close. Muggle. Wait, not the muggles, the ones Avery robbed. Honor among thieves. Comunque il telefono è un Sony, ovviamente si riconosce dal tema, interfaccia, fotocamera e i tasti virtuali di Android. Vabbè, Alex. Poi volevi un Windows Phone? Sarebbe stato bellissimo, però, sì. quello sarebbe effettivamente. Ma sarebbe stato bellissimo se poi avesse detto: che cavolo, non funziona. Allora, poi adesso a questo punto abbiamo un problema, perché di due ci sono i nomi. Sam ha riconosciuto questo qua di colore. Ok, solo che ha detto: io quello però a sinistra non so chi sia. A questo punto Naughty Dog si aspetta che in quanto giocatori noi sappiamo riconoscere chi sia, e quindi che facciamo corrispondere il simbolo, ovviamente io so quale, perché spero anche voi, con quel personaggio famoso della storia videoludica. Ok, però adesso non mi ricordo più come si faceva. Perché mi sono distratto per parlare con voi. Allora... Certo, sempre colpa nostra. È come per il film di Assassin's Creed. Esatto. Allora, il coso di Malik. Anzi, Malik. Dov'è? Là. Praticamente c'hai due pistolini sotto e tre pistolini sopra. Due pistolini sotto e tre pistolini sopra. Eccolo là. Tre pistolini, guardate come Val risolve gli enigmi. È tutto un fatto di pistolini. Questo, e invece la scimmia ovviamente corrisponde a il personaggio misterioso. Ok, adesso cerchiamo di far corrispondere il tutto. Allora, dunque, sempre qua, ancora una volta abbiamo i tre pistolini. Li facciamo così, tac. Oh mio Dio, i tre pistolini. Ci siamo, quindi a questo punto... A questo punto l'ho presa in quel... No, perfetto. E la tigre. Tac. Mamma mia, oh. Ma quante ne sai? Risolto. Andiamo a far corrispondere tutto quanto. Fallo rivedere. Campagnolo non ha fatto in tempo a vederlo. Ve lo faccio rivedere. Comunque vedo poca gente che ha commentato su questo famoso pirata, ragazzi. Sono un po' deluso. Spero che l'età media sia sotto i 14 anni a questo punto. Sarebbe l'unica scusante. Però Alex ha quasi vinto, fate? Perché è Bizio da giovane. Con i capelli. Guarda che Bizio ha un sacco di capelli, E l'Apo Elkan suggeriscono. Che spoiler!
Allora, Campagnolo vince. Campagnolo vince. Bilancia in giù. Serpente a sinistra. Scimmietta a testa in giù. E tigre sulla sinistra, sulla destra. Tac, risolto anche questo. Ma quello di Monkey Island, ragazzi, però io voglio un nome. Ah, bravissimo Roccia. Aspetta, giustamente Roccia dice che non l'ha mai giocato. Esatto, aspetta la live di Sivu. Really? Hey, you're the one who said he's the pirate expert. Just saying. Okay, that's one. E adesso ancora una volta ci sono dei simboli. Facciamo una foto da mandare a Sam, perché sembrano dei simboli di pirati, ma in realtà John, grave questo, devi recuperare. Poi scusa, c'è stato il remake per Xbox 360 che era molto bello, tra l'altro, quel remake lì. Sì. Oppure oppure mi sembra che esista ancora su GOG la promozione sui titoli Lucas. Ah sì, ancora? Non so, qualche giorno fa c'era ancora. Però paura no, infatti. Peccato. Peccato davvero. Allora, un attimo che devo avvisare. Mi stanno telefonando, devo dire che non posso rispondere. Mentre c'è questo filmato. Tu puoi rispondere solo se chiamo io. Infatti. Oh my god, so obvious. Nate. Why didn't I see this before? Jesus, enough of the beautiful mind shit. What the hell are you talking about? Sam, did you get the photos? C'è qualcosa che... attenzione, eh. Hey Rafe. Been a long time. How did you get this number? Sullivan leave it on a cocktail napkin? I wish. That only would have cost me a few shots of rum, right? No, no, I had to pay top dollar to find you guys. Yeah. Trebuch era un mix. Pulled off some clever moves there. La fusione del nome cognome. All that matters is who gets to Avery's treasure first. Oh, that sounds like a bet. Hey, Nate, you know I'm always game, but my partner, well, she prefers to mitigate unnecessary risks. Wow, Rafe Adler, taking orders from somebody else. Oh, how times have changed. Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer here. You drop everything, go home, live your life. I'm willing to forgive and forget. For old time's sake. As tempting as that sounds, Rafe. I gotta say, I'm not normally the kind of guy who likes to quit while he's ahead. Okay. Okay, Nate è convinto di essere avanti rispetto a Rafe. These are nice pictures, Nate. Peccato che Nate vive nel XIX secolo e non si ricorda che gli smartphone sono hackerabili. You'll accept my offer. Quindi Rafe sa tutto quello che sa Nate in questo momento. Listen, as nice as it's been to catch up with you, I really gotta take this call, so... Well, Nate, one more thing. Nate! What? You do realize that your phones are equipped with GPS, right? I'll see you soon, buddy. Shit. Let me guess. Goons with guns on their way here now. Sam, for God and liberty. Nathan, do you understand what this means? Sam. Get off the streets right now and destroy your phone. What's going on? Rafe knows where we are. We gotta find some place to hide. Sam? Sam! Ok, questa scena non può essere spoiler perché l'avete vista alle 3, al PlayStation Experience. Quindi non ci vergogniamo nemmeno un po' di lasciarla. No, infatti. Volevo dire una cosa, ma me la sono dimenticata. Poi sono io quello vecchio, eh. Ah, sì. Siccome non so ancora se ve lo possiamo dire...
Luca mi conferma che non abbiamo notizie in tal senso. Stiamo giocando, poi in realtà ci sto giocando io, a un titolo di cui vi parleremo il 17 maggio, che scade l'embargo alle 9 del mattino. Ma perché? Vi invito a provare a indovinare che gioco è. Non vi diremo se avete ragione, però sarà divertente vedere che idee avete. Allora, qua sbloccheremo un trofeo. Qua era iniziata la demo alle 3 e praticamente gli era successo ai ragazzi di Naughty Dog sul palco che gli si era scaricato il pad. Quindi, teoricamente, questo trofeo si sblocca rimanendo fermi. Vediamo se succede, se ci riusciamo anche noi. Praticamente Naughty Dog si autoprendono in giro, nel senso che se anche tu fai la stessa figuraccia che fecero loro alle 3, ti danno un trofeo. E anche questi secondo me sono colpiti. Sì, assolutamente sì. Se poi adesso non si sblocca però mi mangio le mani. Qui ho notato un piccolo bug. Proprio nella parte in cui tu ti sei girato verso la folla, c'era Nathan che aveva la pistola sotto l'ascella praticamente, poi come si è girato è apparsa, ha fatto proprio un pop. No, ci sono alcuni saltuari glitch, giocandoci adesso la seconda volta, che ci sto giocando proprio con calma eccetera, mi rendo conto che non è tutto perfettissimo, però c'è proprio roba. No vabbè, ci mancherebbe, non son queste le... Io voto Shadow of the Beast. Almeno fosse Gran, sai che ancora non ci hanno mandato. Anzi, aspetta un attimo, me l'hai ricordato. Ok, teoricamente dovrei aspettare 30 secondi. Sono passati 30 secondi, mi sa di sì. Ma se l'hai già sbloccato, lo risblocca di nuovo? No, non l'ho sbloccato. Ah, mi sto un po' innervosendo. Forse non devo stare solo fermo, ma devo anche spegnere il pad. E Campagnolo la spara grossissima. Prova a spegnere il pad. Almeno fosse Campagnolo, almeno fosse. Non si può spegnere il pad. Lancialo verso il muro. Regola audio e dispositivi. Spegni il dispositivo. Quale? No, allora, non è Shadow of the Beast, non è Mafia 3, non è Deus Ex. Dai, vediamo chi ci arriva. Dovete calare molto. Dai, non si dice così. Vabbè, di un gioco che almeno ci prova. Sì, no, in realtà, vabbè, non possiamo dire niente, quindi non dico niente di grave, però... No, mamma cavolo Campagnolo, quello mi raccomando boss, devo stare attentissimi perché No Man's Sky è No Man's Sky, però comunque arriva a giugno, okay. Diciamo che no. A un certo punto ho iniziato a entrare un po' nella filosofia di questo tipo. No, non è Adrift poi tra l'altro l'abbiamo già da un bel po', siamo anche già usciti con l'articolo. Uno dice se è console e PC, è PC. Però esce anche per console. Ah, ok. Allora, Roccia, noi il 17 alle 9 del mattino pubblicheremo la recensione e faremo anche il live, ovviamente, certo, di un titolo che uscirà appunto nei prossimi giorni e che Valerio sta provando proprio da una settimana a questa parte. Esagerato. No, meno? No, qualche paio di giorni. Guarda, mi stai già piazzando lì per dire guarda, forse ritarderò. No. Ah, ecco, bravo. Quello mai. E quindi no, non è assetto corsa. Anche perché è stato rimandato da lui. Guardate adesso le coperture. Far Harbor. No. Spettacolo. Devi mettere il remaster. Mi viene in mente solo Doom. No, Roccia, Doom domani. Domani. E
No, ma scusami, che cazzo di indovinello è se non lo possiamo dire? Non lo so, perché io ho chiesto se potevamo dirlo, ma poi non ci hanno risposto. Ma sì, che è quello, è Homefront. Ha ragione Alak. Non posso dire niente sulla qualità del gioco. Infatti, non ti sei già espresso. No. Non hai già fatto capire di tutto e di più. Homefront lo schifo. No, dai, campagnolo, non si dice così. Si dice ci hanno provato. Poi io faccio spiritoso, ma in realtà non l'ho proprio provato, quindi non ho la più pallida idea di come sarà. Certo è che la beta... Ma la beta permetteva di giocare anche su PC? No. La beta... Allora, nelle loro intenzioni permetteva di giocare in multi. Nelle loro intenzioni. Poi nella realtà è tutto un altro paio di maniche. Perché cosa è successo? Quindi direi che non siamo riusciti a fare due cose messe in croce è poco. Volevo dirlo subito, ma preferivo a Drift. No. No, Alex, capisco. Oh, fa cagare. No, faceva cagare anche alla fiera di Lucca. Vabbè, però, insomma, dalla fiera di Lucca a ora sono passate tante. Insomma, sono passati tanti mesi. Paola Siga. Vabbè. Quando l'ho provato. Mi sembrava quanto 2 generazioni fa in online. È esattamente quello che sta dicendo Rocha, cioè abbiamo provato a giocarci ma proprio non c'è stato verso. Ogni mattina quando un giocatore usa Homefront uno sviluppatore muore, ma anche solo... Ma no, ma dai, che esagerati. Tra l'altro avete giocato il primo Homefront? Io sì! E cosa ne pensi? Ma te lo devo proprio dire. Allora, Homefront posso fare una outing? Ma... Sto chiudendo lo streaming. Sto no, per no, chiudere. Voglio confessare una mia colpa della mia carriera di recensore. Tanto lavoravo per un altro sito. Vabbè, allora dimmi. Che ho preso una grossissima cantonata su Homefront e gli diedi un bell'otto. Ma perché ero in litigio con un mio collega che aveva dato un bel voto a Medal of Honor, che l'avevo trovato la merda. Allora gli ho detto: se tu hai dato 8 a Medal of Honor, allora io do 8 a Homefront, perché secondo me è brutto uguale. Quindi di 8. Allora mi chiedono chi è il caparezza dietro di te. È Simone. Esatto. Si chiama Simone e fa il musicista. Sì, tipo panca bestia. Oh, allora, tengo a precisare, facciamo proprio un disclaimer, a casa Valerio lavorava per un altro sito, quindi tu gli avresti questo, mai permesso, questo vi fa capire la serietà degli altri siti in confronto a noi. Esatto. No, vabbè, adesso avrebbero preso a calci sia l'uno che l'altro. Ma tu a Medal of Honor cosa gli hai dato? Noi abbiamo dato 6 a me. No, perdonami, Medal of Honor sai che non mi ricordo, giuro, non mi ricordo. Vai a vedere, dai. Medal of Honor, allora io mi ricordo che avevo provato la beta del multiplayer, mi è piaciuto un casino. E poi però quello il remake, cioè il primo. Sì. Che tra l'altro, sì, altra parentesi di carriera da giornalista, ci avevano invitato all'evento di presentazione di Medal of Honor a Londra in giornata. L'evento ha consistito nel farci vedere un trailer, cioè io sono andato fino a Londra per vedere un trailer. Vabbè, però era un bel trailer, mamma mia. Basta. Fine degli aneddoti. Era un bel trailer. Gli avevate dato? No, adesso non mi ricordo. Allora Homefront 6, questo me lo ricordo 8. Vai, allora vedi. Però tu dimmi, è più bello di Homefront? Sono più uguali. No. No. Allora, io Homefront mi ricordo che c'era un punto del single player dove tu ti piazzavi, guardavi un punto specifico della mappa e vedevi lo spawn dei nemici. Era una roba imbarazzante. Quella roba non mi è successa. Era una roba imbarazzante. No, però ti dico anche, per esempio, che ovviamente Medal of Honor c'era anche il multiplayer di mezzo. A me era piaciuto molto il multiplayer di Medal of Honor, anche se in confronto alla beta aveva perso davvero parecchio. E non era sbagliatissimo neanche quello di Homefront. No, infatti il multiplayer non era male. Non era sbagliatissimo. Però
ovviamente si rifaceva a Call of Duty. Sì, sì. Non era sbagliato, però no, secondo me aveva moltissimo, ma aveva molti, molti, molti. Scusa, mi sto esaltando con questa fase di guida. Bellissimo. Guarda adesso la regia come prende un po' il controllo della telecamera. Questi hanno un mestiere che fa veramente paura. Poi certo, Sony gli ha dato 4 anni per fare un gioco. Sono tutti così fortunati, però bisogna anche saperli usare bene, questi 4 anni di sviluppo, no? Sì. Sì. Per non fare nomi. No. E vabbè, ma guarda, onestamente, se vai a scavare bene di nomi, ne trovi tanti, che hanno avuto anche più di 4 anni per fare un gioco e non ci sono riusciti. Non voglio parlare ovviamente di Duke, perché sarebbe lì non come vale. Sparare sulla Croce Rossa, però no, vale il doppio, anzi, se non il triplo. Arrampichi da rampa e cadì. Forza, forza! Solo 4 anni per fare questo gioco, 4 anni belli intensi. Tra l'altro, anche perché per noi è stato il primo su PlayStation 4, quindi hanno dovuto anche fare tutto il lavoro di ricerca e sviluppo. Senza ombra di dubbio, anche se poi essendo un team interno, ovviamente, credo che insomma siano stati leggermente facilitati. Ciò non toglie che anche su altre piattaforme i team interni facciano delle grandi porcate. Quindi no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. È un gioco meraviglioso e punto. Non ci ne conta. Sì, esatto, Roccia. 4 anni dall'ultima Uncharted, da The Last of Us, ne sono passati di meno, sì. No, sì, però almeno mi auguro, perché altrimenti ho una percezione del tempo lievemente distorta. Però sappiamo che il gioco del gioco è iniziato 4 anni fa. Cioè, proprio queste sono le persone locali. Come esplodono. The Last of Us è del... non lo ricordo. È dell'anno che sono entrato in. Te lo stai dicendo come per dire è stata un'annata magica o cosa? 2013, ragazzi. Quindi sono passati 3 anni. Sono passati 3 anni. Che gran gioco, Se devo essere onesto, tra The Last of Us e questo preferisco The Last of Us. Ma aspetta. Come tematiche, sì, cioè, ovviamente sì. Poi lì valgono quello sono d'accordo, perché anche a me piace questo... sono due giochi profondamente diversi. Ragazzi, qua non c'è niente di precalcolato, sto facendo tutto io. Nel senso, va bene, sì. Nel senso che non sono sequenze animate dove hai poco controllo, cioè sono io che a un certo punto ho saltato un'altra chip, sono in time event, per darti un'idea di che livello. Allora sono ancora più bravi se hanno fatto questo mentre sviluppavano anche The Last of Us. Buggone, attenzione. Non ho visto, ovviamente, arriverà qui tra un po'. Andiamo a correggere il voto, vai. Sì, sì. Io ancora non ho visto. Io vorrei evidenziare una mancanza del nostro pannello, perché non si può dare 10 alla grafica. Come no? No? Giusto. C'è la grafica, giusto. Non ho potuto. Volendo non puoi prendere una moto, chiedono. Forse. Sì. No. Ecco, niente, basta. Togliamo il 9.5. Per quel mega salto il 10 ci vorrebbe. Ah vabbè. No dai, comunque, cioè effettivamente ci sono tante cose bellissime, però qualche cazzatina c'è. Beh. Cioè ci mancherebbe altro.
quindi non è la perfezione, quindi niente, 9 e mezzo ci sta. Ragazzi, vi ricordo 18:30 podcast su X-Men Apocalypse. Facciamo vedere sequenze mai viste, non è vero. Vi spoileriamo tutto. Vi spoileriamo tutto. Ecco, a proposito di film, un tema che magari potremmo anche trattare poi un giorno su un articolo dedicato. Cosa ne pensi del fatto che non esistono più i tie-in dei film? Cos'è successo? Ci hai fatto caso che ormai nei videogiochi non fanno più videogiochi tratti dai film? Beh, hanno visto che pagare le licenze dei film costa un botto di soldi. Spesso e volentieri i giochi vengono fuori delle cagate. In realtà poi non è che non ci siano, però stanno volando molto più basso e stanno facendo su mobile. Infatti. Quindi ovviamente si sono spostati dove evidentemente hanno una redditività migliore. Perché magari per fare dei titoli dove si spendono fior fior di quattrini e poi gli incassi sono deludenti perché le aspettative sono altissime, la resa è pessima e quindi nessuno li compra, allora tanto vale che vadano su mobile, dove qualsiasi cosa fai è una grande figata, perché dicono ma come hanno fatto a fare questa cosa su un dispositivo 8 core con 4 giga di RAM, che ormai sono delle schede grafiche impressionanti. Comunque, momento di silenzio per questo momento di gioco veramente di livello incredibile. Anche qui niente di, cioè, cose già viste, però fatte bene, cioè, c'è veramente poco da fare. C'è sempre spazio per migliorare, come diceva il mio prof italiano delle superiori, che non la dava mai. Che non me la dava mai. No, cos'è che l'otto malo. Ok, che non dava mai 10 a nessuno. Ho letto a mano. Ok. Ho caldo. Sì, vabbè, è vero. Grancio, c'è poco da dire. Poi a me diceva fuori da qui. C'è ancora spazio di manovra. La cosa bella è che guardi questo gioco e capisci che effettivamente ci sono ancora spazi di manovra. È una cosa. Secondo me in questo genere comunque devo dire che Crystal Dynamics è molto all'altezza. Secondo me con i due Tomb Raider riescono a essere unici, cioè, simili, ma comunque con la propria personalità. E certe cose non hanno veramente nulla da invidiare. No, anche se comunque poi se guardi Tomb Raider è molto meno spettacolare rispetto a questo. E questo è sicuramente più guidato da un certo punto di vista, perché soprattutto l'ultimo Tomb Raider ti dava modo di poter spaziare un po' di più, nemmeno più di tanto. Però parliamo comunque di due ottimi prodotti, anche se onestamente preferisco questo. Cioè, anche soltanto per il taglio più cinematografico di questo, che si sposa benissimo con un... Scusa, non so che... guardate le pozze d'acqua che rispondono alla moto che c'è passata sopra, cioè veramente scusa, quando vedo questi dettagli impazzisco. È un po' come dire, conosciamo la macchina al 100% e sappiamo come sfruttarla. Quindi giustamente così. E pensa cosa faranno con The Last of Us 2 con questo motore grafico qua. È quello che aspetto davvero. Una volta che non ho avuto niente, qualcosa di sconcio. Sì, scusa, Gran, era. Giuro, non era niente, poi nessuna malizia, ho semplicemente letto male. Comunque c'è sempre spazio di manovra, resta comunque valido. È assolutamente bizio. Devo cambiare il vestito di Nathan perché tutta la run in giacca e cravatta non si può più vedere. Mi hanno appena fatto vedere che Talexi, non so se lo conoscete, Alessandro Taini, sarà ospite al Giocomics di Cagliari. Questa è una gran bella cosa. Chi? No, non ho capito, non ho sentito. Poi magari non so chi sia lo stesso, ma non ho sentito. Questa è una brutta cosa quello che hai detto, Non ho sentito, ripeti. Sì, dicono tutti così.
Allora, il suo nome è Dacio. Digita veloce su Google. No, giuro, il... vai qua. No, il... è un art designer che ha lavorato su Devil May Cry, Alessandro Taini. Ah. Il ragazzo di Genova che lavora... che ha lavorato su, appunto, su DMC, quindi sul nuovo Devil May Cry. Ok, scusa Luca, ti interrompo, secondo me questo è un momento dedicato a Gran. Seems like you're a hair off course. Adesso sono proprio curioso di sapere perché è dedicato a Gran. Perché è l'unica che come me capisce le finezze della sceneggiatura, come ci hanno infilato dentro. Fondamentalmente è la storia del matrimonio tra Nathan Drake e Elena, questo gioco. E di come si fa a far funzionare un matrimonio. Ah, quindi tutti fermi, eh? Bizio, segui. Però, cioè, guarda le animazioni facciali, sono una roba... It's gonna sound crazy. Try me. For starters, this is Sam. Sam Drake, my brother. Eh sì, questo è un ampio spazio di manovra, Roccia. Bizio dice: io ho già capito come si fa, dico di sì a tutto. Quella santa donna non ti merita, non ti merita. Cioè, no, non ti merita, non se lo merita. Ok, così è meglio. Guarda le vene del braccio. Tra l'altro, io ho appena superato proprio il punto dove c'è il primo. La prima sequenza dove c'è Drake e Elena. Davvero bello. Sì. Le facce che fa lei mentre lui gioca a Crash Bandicoot sì, sono eccezionali. Imperdibili davvero. Elena, wait. I wanted to tell you. You know what? Enough. No, I wanted to, but how could I? I don't know, just say it. I had to protect you. That's bullshit, mate. Vediamo un attimino così. I knew you would react like this. Facciamo un po' di cultura per i nostri utenti, visto che tu non sai chi è. Madonna mia. E tra l'altro, allora forse non eri con noi, perché avevamo fatto un podcast con lui come ospite. No, mi sa che non c'ero. Cazzo, me ne ero vantato per 6 anni che eravamo riusciti a coinvolgerlo in una puntata di Onda Ludica. Ragazzo, poi tra l'altro, simpaticissimo, e ci ha svelato perché tutti i protagonisti femminili dei suoi giochi hanno i capelli rossi. Perché ama le ragazze con i capelli rossi. Ah, facile, eh? Facilissimo. No, lui ha lavorato veramente su tanti giochi davvero molto interessanti. Enslaved, per dirne uno. Heavenly Sword, per dirne un altro. Quindi, cioè, è uno che, diciamo, è nell'ambiente da un bel po' di tempo. Quindi, veramente un drago, veramente un drago. Andate a vedere la gallery di alcune delle sue opere, veramente una roba impressionante. No, in realtà lei avrebbe cazziato lui perché gioca con quella cacchio di scatola che toglie spazio alla loro vita di coppia che per lei prevederebbe la pulizia di casa, solo la pulizia di casa, oppure Vizio che in alternativa spero che scriva un manuale su come far funzionare un matrimonio. Vabbè, ma cosa deve sopportare la moglie? Ma santa donna. Got it. So pack your bags.
Così. Quindi ecco quello che stavo dicendo prima, cioè effettivamente queste scene di intermezzo sono particolarmente lunghe. Ecco, personalmente in un altro gioco avrei skippato subito, qui invece no. Qui boh, me le godo perché effettivamente sono ben scritte e non come altri giochi nipponici. Pseudo stealth. Cosa deve sopportare? Hai sentito bene, Bizio. Hai sentito bene quella santa donna. Take the wheel for a second. Ma santi anche un po' noi. Ma cazzo, voi! Dillo a me. Ce l'ho a fianco per tanti giorni. Sono dovuto venire qui. Quasi a momenti preferisco Federico. Che è una specie di animale da cortile. Non mi sente, quindi non mi manda a cagare. Non mi ha sentito invece. She will get over it. And we bring back a treasure like that, anyone would. Nel frattempo, che frase se stupida che dice il fratello. Mi interessa, è uscito un nuovo monitor della AOC. Nuovo monitor 27 pollici top di gamma. Val, a proposito. Sì, bravo. Ecco, a proposito, tu stai provando un nuovo monitor della Asus. Lo sto giocando, lo sto proiettando proprio sul monitor Asus 4K. Tanta roba. 28? Giusto? 28 pollici, mi sto un po' innamorando di questo monitor. Mi sa che sparirò e scapperò col monitor. Mi sa che ti troverò. 11 missioni e camicia sempre perfetta. Bizio, eh? Cambiamo la camicia. Torniamo alla tenuta predefinita, che dite? 11 missioni... Gran dice, lei tornerà, ci scommette il mio dito mignolo. È un po' più complicato di così e secondo me molto molto efficace. Sì? Sì, molto molto. Quello io, guarda, la storia tra loro due secondo me è veramente... Che poi alla fine è la cosa importante del gioco, la relazione tra Nathan e suo fratello, ma soprattutto con sua moglie. Quindi è un gioco di relazioni. Vabbè, perché poi alla fine, perché comunque la storia di uno che cerca un tesoro, quanto può essere interessante? Se ci pensi, la non interessante perché hanno scritto bene i personaggi. Certo. Questa è una nuova sezione aperta sullo stile di quella della Jeep, solo che invece di guidare una Jeep, sono riusciti a far evolvere i personaggi, li hanno fatti crescere nel... È per quello che ieri a chi me lo chiedeva consigliavo comunque di giocare prima la trilogia, perché non è indispensabile, però è chiaramente vedi di più, cioè ti godi di più la crescita dei personaggi. Quindi nel frattempo il tempo si mette brutto. Cioè nel frattempo qua sono mesi che piove. Oggi però c'è il sole. No, qui c'era il sole stamattina, adesso sta arrivando la tempesta. Ho detto, secondo me lì c'è un tesoro. Infatti c'era. Gran dice che vivranno felici e contenti. Bizio dice che si imbruttirà. Chi, lui o lei? Credo che intenda lui. Sparo così a caso, poi alla fine è incinta e Nate la smette di cazzeggiare. Ecco perché finisce la serie. Gli rimarrà solo Crash Bandicoot. A Milano scende a secchiate, addirittura Alex. It's a door of some kind. Beh, questa roba non me la ricordo. Addirittura. Quindi è merito del gioco o demerito tuo che stai... Secondo me ho fatto una roba che non avevo fatto. Ah, perché secondo me ero salito direttamente. Fico. E quindi ti eri perso un pezzo di isola. Ah, tra l'altro, a proposito di quello che dice Bizio, fine di un ladro. In realtà il gioco non è finito, nel senso che è previsto un DLC di single player. Non sappiamo bene che cosa tratterà, però
Naughty Dog vuole raccontarci ancora qualche storia. Qui tempo di qua tempo di mare, Bizia, ma dove? sta arrivando l'apocalisse, guardate un po'. Se questo è tempo di mare. Madonna. Gamesurf si trasforma in un canale meteo. Eh sì, no, soprattutto perché poi siamo in due parti opposte dell'edificio, io e Bizia, quindi non ho capito se dall'altra parte splende il sole e qui invece... Bizia non è in ufficio. Ah, in realtà ecco, è tipo bravo, le effettivamente è cosa vero. Cosa fai, Nathan? Madonna. Oh. Allora muore Sam, fine di un ladro. Si sacrifica per bene del fratello di sua moglie e io piango. E la Madonna, addirittura. Sam mette incinta la moglie prima che lei muoia. Che brutto. Che cazzo sta? La cosa si sta trasformando in un film horror. E viene ucciso da Nathan. Siete portati di sciagura, questo non è GOT. È vero. È vero, tra l'altro abbiamo pubblicato oggi il recap del terzo episodio, se vi può interessare. La nostra Valentina ha fatto annottata per scrivere. Sto ancora aspettando che escano tutti gli episodi per vedermeli insieme. Ah sì? Non ce la faccio aspettare una settimana per ogni episodio. Preferisco resistere un po' di più all'inizio e poi godermeli tutti insieme. Concordo, concordo assolutamente. How did you know to do that? Oh, there's one thing I've learned from you. Press everything. Down there, same symbol. Mamma, che gioco, ragazzi. Another arrow. C'è poco da fare. E tra l'altro poi settimana prossima, oltre al già citato Homefront, faremo un live anche per un altro gran bel titolo. Se non mi sbaglio il 19, faremo un altro live per un altro bel titolo. Vediamo se ci arrivate. Sì, anch'io ci devo arrivare perché non so di che gioco parli. Vedi. Vediamo se posso scendere di qua, no, eh. Vediamo se ci arrivi, Val. 19. 19. So neanche cosa esce. Ah no, Overwatch l'hai già detto. No, Overwatch è più avanti. Valentino The Game. No. Anche no. Dai. Adesso sto pensando al gioco, non mi... dovrei aprire le uscite, allora cosa cazzo è? Sei un farlo. Final Fantasy X versione PC. No. Ma perché? Ma perché? Ah, giusto, Witcher. No, esce Witcher. Il 31. Che bravo Sam, è venuto a prendermi col motoscafo. Il 19 alle 15, quindi esattamente tra una settimana. Ah, Total War. Bravo, bravissimo. Total War Warhammer. Un gioco che sta entusiasmando un sacco di gente, non perché so com'è il gioco, però intendo il franchise. Warhammer io non ho mai seguito molto, quindi non... Vabbè, neanche Total War, se per questo. Neanche Total War, anche se ne ho giocati un po'. No, io però non ci riesco. Però, ecco, però Simone è assolutamente estasiato dal gioco, quindi credo che prenderà un voto altissimo. Anche se credo che per la prima volta il suo computer inizi a sudare un po' più del dovuto con un gioco del genere, sì. Quindi l'ho visto un po' preoccupato. Ma guarda anche la realizzazione dell'acqua, della risacca. Babba via, ragazzi. Simone non capisce nulla. Vabbè. Invece, penso che non apprezzerei fare il vostro lavoro. Giocarvi tutta la merda che esce è complicato. Beh, vabbè, dai. Roccia, capita. La merda, capita la merda, poi gioca Uncharted. Eh sì.
Ma è stato un po' come... Cioè, diciamo che la paghi, però, cavolo, ti giochi GTA 5 due settimane prima di tutti gli altri, quello è stato un grande momento per quanto mi riguarda, e Uncharted anche. Uncharted, vabbè, un po' meno, perché... Comunque Sony li ha sempre mandati all'ultimo momento, cioè anche gli altri due li ho recensiti e me li sono dovuti giocare sempre in una giornata. Sempre un po' di costo. Vabbè, ma sai, il problema poi con questo Uncharted era... Insomma, Sony aveva già sbattuto il muso con qualche leak, tra l'altro italiano. Con qualche leak purtroppo uscito anche dal territorio italiano, e quindi ha voluto comunque preservare qualsiasi possibilità di spoiler, e quindi ha mandato tutto all'ultimo secondo. Non ho capito bene la stessa politica per Doom, perché... No, infatti la cosa più incomprensibile infatti è Doom averci fatto aspettare fino al giorno del lancio con, insomma, parlando di... Doom, che il multiplayer, volevano essere sicuri che il multiplayer avesse i server completamente aperti e disponibili, mentre invece, insomma, credo che sia un po' una sciocchezza, perché comunque Doom vive anche tranquillamente di single player. Sì, ma poi te li godi, tipo quando non eravate recensori e redattori ve li godevate di più. Io, da quando leggo le recensioni in generale, prendo meno bastonate, ma non mi godo manco i giochi come prima. Ma diciamo che i giochi che veramente si godono davvero sono diventati sempre meno, sì. Adesso, a prescindere da un fatto lavorativo o meno, effettivamente sono sempre di meno. Poi è anche vero che con tutta l'informazione che si fa in questo ambito, è anche vero che tu prendi un gioco e sei praticamente tutto. Sì, sono... No, ti dico godi, perché spesso devi giocartene in fretta e furia. Sì, boh, dipende da quando arrivano, però capita che ti devi fare delle belle corse, quindi... quindi sì. Sì, io poi i giochi che mi godo di più sono quelli che mi gioco per divertimento, che poi sono pochi, perché alla fine molto del tempo giocato lo dedichi ovviamente al lavoro, quindi un po' questo è vero. Però poi il grosso del problema non è quello dei redattori, il grosso del problema è il mio, che devo cercare di equilibrare, tipo ho mandato a Valerie Uncharted perché sapevo di dovergli mandare anche Homefront, quindi cioè devi trovare un equilibrio, no? E la questione del bastone e della carota che poi sono tutti diciamo che Uncharted è talmente bello che mi rendo conto che lo pagherò carissimo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao Erasmo, è un po' ciao Erasmo. Erasmo, ti lancio un messaggio: noi tra un paio di settimane faremo dei bellissimi live su Overwatch, se vuoi essere dei nostri. Fatti avanti, che tanto avremo bisogno di persone che sanno giocare. Bizzo, Spin Drive, Ping Pong, però ti sei fatto tutti i DMC, quindi dai, equilibrio. Sì, guarda a me che sono più su DS3 di Fabio quando ancora non è riuscito. Infatti, vedi, è lì il punto. Valerio, dai, mostraci la tua faccia di quando giochi a Homefront. Val. Questa era la mia faccia. Era quella. Alex, no, assolutamente no. Tranquillo. Mi manca la key. Per esempio, qua è una chicca, perché qua è il classico momento in cui tu aspetti l'altro giocatore che ti trova un modo per farti salire, no? E tu sei lì che dici, vabbè, adesso scenderà la... Mi butterà una cassa, così. Intanto comincia ad esplorare, fai in giro, esplori. Overwatch, ho fatto 22 livelli in 2 giorni, madonna. Erasmo, dammi un tuo parere velocissimo sul gioco. Tra l'altro, ragazzi... Ho letto un articolo, vabbè, a me scazza, cioè è una roba antipatica dirla, perché, cioè dire così, perché effettivamente non mi va assolutamente di
Non mi va di parlare della concorrenza, però ho letto un articolo su Overwatch che sarebbe veramente da denuncia. Ah sì, che diceva? Ah, che era di una pochezza allucinante, che mancava di equilibrio, che mancava la modalità single player, no. che era un gioco veramente pessimo, veramente delle cose. Io, per carità, lo ripeto, facendo il lavoro che facciamo non puoi non... come dire, rispettare il parere degli altri, perché altrimenti insomma non riusciresti mai a fare questo tipo di lavoro. Però davvero una presa di posizione così senza alcun costrutto, tra l'altro, è davvero... Ma come mai? Cioè, comunque mi sembra abbastanza unanimemente riconosciuto come un titolo. No, un grandissimo gioco. Poi magari puoi dire è un gran gioco ma non è un capolavoro, e lì posso anche dirti ok, cioè, per carità, ci sta. Ma dire che è brutto, che di una pochezza disarmante, io veramente rimango così. Beh, però di giocatore capace, quindi ti auto escludi. Stai parlando con me, Alex. Fa attenzione, ragazzi. Ma sbaglio, Nate ha appena detto disappointed my best friend, riferendosi alla moglie. No, no. Non sento neanche la voce. Parlava di Sally. Perché comunque Sally gli ha fatto notare che appunto no, cioè Sally gli aveva detto che non era una buona idea andare avanti con questa ricerca, ma di seguire sua moglie. Quindi rifletti, diciamo che anche lì, come Naughty Dog infila delle parti narrative nel gioco, c'è comunque una riflessione tra sé e sé di Nathan Drake su comunque gli avvenimenti che sono appena successi. Riesce a rimanere grounded, come direbbero gli inglesi. A me è piaciuto, molto casual, molto action, un po' sbilanciato per le difese. Bisogna vedere le competitive. Però in che senso, Erasmo? Sbilanciato a favore delle difese o a sfavore? Diciamo che senza un team non vai molto lontano. Questo è vero, anche se però vai sempre molto più lontano rispetto a Battlefront, per dire. Battlefront, se non è una squadra non muovi un passo. Con Overwatch invece, secondo me, te la cavi, ti diverti. A favore, ecco, sì, anche secondo me. Anche secondo me. Ma Overwatch non è sbilanciato, dovete capire che in quel gioco l'obiettivo non è fare la kill, ma vincere la partita. Ogni personaggio ha un suo perché. Concordo perfettamente, campagnolo. Lo stavamo dicendo anche l'altro giorno, quando abbiamo fatto il live con Simone, che effettivamente ogni personaggio ha proprio un suo ruolo ben specifico, ben bilanciato, ben strutturato, quindi sì, ognuno deve trovare il suo. Infatti io... Bene, Erasmo. No, Alex, non lo farò mai. Cosa? Nemmeno che ti ho chiesto. Mi sta dicendo chi l'ha scritto, ma non lo dirò mai. Non lo scriverò assolutamente. Vabbè, devi... Vediamo cosa farei contro la mia Fara, che è il mio personaggio preferito in assoluto. È quella che vola? Sì, è quella che anche vola, però poi soprattutto utilizza il lanciarazzi. Sì. È Quake. Sì. Il launcher di Quake. Sì. A me invece piace quello che sembra il Marine di Doom. Ah, il soldato 76, altro personaggio. Io riesco a giocare solo con quello, però beh, fenomenale. Fenomenale. Invece, per esempio, Simone gli piace più Tom Jorn, perché è quello che fa le torrette, il nano. Quello di World of Warcraft. Esatto. Vedrei cosa farei contro la mia Fara. Vabbè, dai, Biz. Fatto diverse partite con 50 cisine senza mai morire. Ma perché sei bravo, Alex. E chi usi? Non ho visto se l'hai scritto, però chi usi di solito? Ah, sempre con Fara. Sì. Gran personaggio. Davvero... Frizzata la cam? Probabile. Però sei frizzata bene, dai. Ho un'espressione così di... No, a me risulta... Soave. No, anche a me, se devo essere sincero, mi sembra che sia frizzato. Ogni mappa ha i suoi eroi.
Dice bene Bizzy, mi sto sparando delle pose. Tipo la Blue Steel. Wow, what is all this? No, davvero, io ho trovato un gioco incredibile. Quindi sono veramente curioso di vedere la modalità, cioè, di vedere la versione finale, però credo che sarà uno di quei giochi che mi farà veramente riapprezzare. Cosa c'è in più rispetto alle beta che abbiamo provato? Che c'erano due modalità e mi sa già tutti i personaggi. Credo che ci siano più modalità competitive. O comunque, credo che ci sia proprio una modalità competitiva vera e propria. Tra l'altro stavo parlando, uscirà forse prossima settimana, ho intervistato un ragazzo che vive facendo... Il suo lavoro è proprio quello di fare i commenti delle dirette live. un caster vero e proprio. E mi stava dicendo che appunto si aspetta delle grandi cose da Overwatch, che farà anche i commenti proprio di Overwatch. Credo che sarà uno spettacolo. Magari lo invitiamo a farne una delle nostre. ma lì sono partiti molto con quella... con quell'intento, perché hanno inserito la modalità spettatore, hanno dato proprio la possibilità di poter fare i caster, quindi secondo me Blizzard ha proprio questa idea ben precisa. E poi la seconda box ho beccato la unica di Hanzo e Lupo Solitario. Quella di Hanzo è bella, bella cazzuta, eh. Ecco, la torretta di robot è una roba che non riesco a sopportare. Ma già anche le torrette di Tom Jor mi infastidiscono parecchio. Però quella dei robot, mamma mia, mi dà un fastidio. Ok, non mi ricordo dove devo andare. Impressionante. È arrivato in diretta il codice di Shadow of the Beast. Quella. Ulla. Sarà contento Tommaso? Già. Vuoi vedere che adesso Tommaso salta fuori dalla chat a dire eccomi? Ok, non è di qua. Forse di là sono arrivato. Torniamo indietro. Quindi ragazzi, siccome, come dicevo prima, devo cercare sempre di equilibrare le cose, per un gioco figo come Shadow of the Beast, che altra merda posso assegnare a Tommaso? Così. Il prossimo Dynasty Warriors, no, a lui piace. Minchia, hai ragione. Però vedi, è utile uno così in redazione, perché alla fine si riporta via tutti. Ce li abbiamo solo noi, uno che non solo gli piace Dynasty Warriors, ma ne capisce, cioè... Sì, no, ma in realtà c'era anche Fabio Fundoni. Anche Fabio era proprio un amante del genere. Vabbè, mi sono ufficialmente perso. Avevi già giocato anche, ti sì, questo ricordare. È il bello. Ma qui cominciavo a perdere i sensi, probabilmente, perché... Nel frattempo salutiamo Checco 2323, che è il nostro nuovo utente. Ciao Checco. Ciao, benvenuto. Trovata la strada. Barbie sposa, Peppa Pig the game, fagli recensire Zion. Cos'è Zion? Non so, ma con DLC di Chef Rubio. Hello Kitty online. Tra l'altro, visto che parlavamo di McDonald's, mia madre prima mi chiamava perché voleva offrirmi il McDonald's, voleva portarmi a pranzo dal McDonald's. E tu hai rifiutato? No, ovviamente ho detto di sì. Bravo. Però devo lavare i piatti. Questa sembra così, detta così sembra che io vivo con mia madre che mi chiede di lavarle i piatti e poi in realtà non è esattamente così. Vabbè, guarda che non c'è niente di male, eh. No, lo so, però mi faceva troppo ridere sta cosa. Uno dei miei grossi traguardi della vita è stato andare a vivere da solo e raccontare in questo modo che sembra che vivo con mia madre che devo lavare i piatti, se no per punizione non mi dà da mangiare. Aspettati titoli di merda in compensazione. Ecco, lo sto dicendo giustamente a Tommaso in questo momento. Vale, sei riuscito a trovare la sì, strada sì, maestra? Avanti. Tra l'altro, appunto, concludiamo un po' questa parte qui, poi direi che potremmo tutti andare a pranzo. Assolutamente sì. Semplice enigma. Giusto per darvi un'idea delle tempistiche che noi abbiamo sui giochi, ecco, lo streaming e la recensione di Shadow of the Beast è embargata fino al 16 maggio, quindi lunedì. Giusto per rimanere in tema.
Va bene, Val. Sembra che abbiamo... Sì, volevo fare questo enigma e poi possiamo anche... Intanto ci metto un po' perché il bordo più o meno come si faceva. There we go. What is that? Oh, look. Statues. Banna ancora sul forum, ma ha smesso con me. Alex, adesso lui banna in... in banca. So who was this Al-Basra character? Sarà sicuramente. Guarda come Val fa finta di ragionare. Che scemo. Ok, così. Ciao Rella. Non si ricorda come lo devo mettere questo. Lo giriamo così. Allora, cosa di luce è esattamente al contrario. Yes. Praticamente dobbiamo far corrispondere queste sfere a dei raggi di luce, niente di fantascientifico. C'è l'ultimo che è un po' più stronzetto perché sono un po' più messo in piano. Però niente di infattibile. Ciao Reniards. Sì. Joseph Farrell, William Mays, Tariq Ben Malik e... Val, tu puoi anche non crederci, ma Bizio ancora ti rinfaccia il fatto di non averlo voluto nel suo team di Drive Club. Oh, signore santissimo. È da tipo 3 anni che... Ah, praticamente questo fa un giro di 90 gradi, quindi lo dobbiamo girare. No. No, questo gira in questo lì, ok. Giri in questo lì, ti giro ancora. Ecco, fantastico, girano tutti e due, quindi. Questo invece. Erasmo, tranquillo. Non avremo notizie e ci faremo sentire. No, sono le. Anche questo gira di 40 gradi, quindi. Carcasias, se non mi sbaglio. Aspetta, non mi ricordo. Esattamente il nome delle cuffie. Sono le... Sono le Razer... Carcarias, sì. Sì. Così. Molto belle, ma l'unica cosa che richiedono di essere alimentate via USB. Questa è l'unica cosa che un po'... Però per il resto sono delle cuffie meravigliose. Ce l'ho fatta, tac. Siamo fieri di te. Yes! Comunque secondo me parlava delle mie cuffie che sono più belle. No, ha detto tu Luca, quindi... Ciappa. Però le mie sono palesemente più belle. Tra l'altro vorrei farvi notare che il pirata dal nome misterioso è ancora presente. Anche se un po' meno riconoscibile in formato statua. Ciao Alex, buon pranzo. Buon pranzo, tra poco andiamo a pranzare anche noi. Ti è arrivata il menù? Oh, aspetta. Attenzione, ti stavi dimenticando di raccontarci il tuo menù. Ah, lo sai che non mi sono piaciute tantissime le Strix, Alex? Neanche a me, infatti le ho recensite con toni poco entusiasti. No, non mi hanno convinto, non mi hanno convinto tanto. You're missing Avery statue. Allora, vediamo un attimo. No. Che palle. No, il menu è a sorpresa. Uffa. Va bene, dai. Tra l'altro vi faccio notare quest'ultimo dettaglio. Il tempo si sta mettendo male nel gioco. Non parliamo di tempo reale. Anche il mare si anima. Piccolo dettaglio. Che poi avrà un suo significato. Bene, Luca. Grazie della compagnia, io vi rimando anche a domani che faremo di nuovo un appuntamento, però mi sa che a quel punto ci sarà anche Doom, adesso vedremo. Sì, aspetta, quindi... Dobbiamo capire perché... bene come fare tutto. Esatto, dobbiamo capire un attimino bene i tempi, magari cerchiamo nel caso di anticiparlo un attimo nel momento in cui abbiamo finito di scaricare Doom, abbiamo o finito di scaricare Doom. Ah, quindi alla fine te lo ciucci tu Doom?
Mi stai dicendo che non me lo vuoi dare? Ah, bene, bene, lo dici così in pubblico con tranquillità. Buona questa. No, 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 scherzi a parte, Val. No, no. È anche probabile che magari lo farà Fabio. Quindi, sai l'equilibrio. Sì, sì. Tu sei impegnato con. Sei impegnato con. Capito. No, ma quello è finito. È già finito. Va bene, bene, va bene. Ci aggiorniamo. Ciao ragazzi, grazie, grazie per la ragazzi. Compagnia, buon pranzo e a più tardi, a 18.30, no, diretta dedicata a X-Men. Esattamente, ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao.